Allora, comporta questo, quello che dobbiamo fare, se uno lo fa veramente funziona, quello che viene chiamato un atto di rinuncia. Che cos'è un atto di rinuncia? Non è che uno rinuncia alle cose tanto per rinunciare, ma è veramente per liberarsi poi. Perché se io questa... Che cosa viene detto una cosa, ad esempio in alcuni riti, in alcune situazioni? La cosa più importante che hai tu, regalala a qualcun altro. La cosa a cui tieni di più, sempre delle persone, proprio degli oggetti simbolici che per te rappresentano qualcosa di veramente importante, la cosa che per te è più importante, regalala. L'oggetto che per te è più importante, regalala. Perché? Questo è un atto simbolico di regalare qualcosa che per te è importante, è un atto simbolico che serve per, diciamo, dare un'indicazione alla tua parte emotiva che ti stai liberando dall'attaccamento. Quindi, il compitino che vi do a casa è non regalo i pantaloni che non metto più, che mi fanno schifo, e allora te li regalo. Anzi, per svuotarmi l'armadio vado a prendermi cose che non me ne frega più una mazza e le regalo. Allora, un atto simbolico che potete fare, poi ripeto, dovete essere liberi di farlo, ognuno deve scegliere se farlo, se non farlo. Io do delle indicazioni, ma ripeto, è un atto simbolico. Qualcosa che per voi è veramente un oggetto materiale, perché, come dire, che deve capire la nostra parte emotiva, un oggetto materiale che per voi è veramente importante. Non dico buttalo via, dico regalalo a qualche persona a cui tu tieni comunque. Però, se volete farlo, è una cosa che darà un segnale forte. Perché è facile liberarsi delle cose che non ci frega niente, no? Come quello che dice, io faccio tanta beneficenza, do tutti i vestiti alla Caritas, ma quelli vestiti dai, quelli che non metto, che sono lì in cantina, che mi occupano gli armadi, beh, così, come dire, non ti crei dei meriti, diciamo così, non ti crei nessun merito, perché anzi, eviti di risparmiare quello che ti viene a pulire la cantina o la cosa e passi come donazione, diciamo così, non è un atto di merito, diciamo così. Seminare una cosa, iniziare a creare delle cause positive, a proprio a livello energetico, per liberarsi dall'attaccamento e fare un dono a qualcuno di un oggetto che per noi è veramente importante. Scegliete voi l'oggetto, dovete essere sinceri con voi stessi, cioè, nel senso, dovete essere sinceri con voi, se volete farlo, qua non c'è nessun obbligo, ovviamente, ognuno, come dire, il libero arbitrio è la cosa fondamentale. Io do le indicazioni, poi ognuno fa quello che crede, se vuol farlo lo fa, se non fa non lo fa. Quindi, questo sarebbe un atto simbolico che chi vuole fare fa, che serve per... Siccome la nostra parte emotiva, la nostra coscienza, la nostra parte più profonda capisce le azioni che facciamo, cioè non dobbiamo, il 90% delle situazioni ci prendiamo per il culo, diciamo così, ci prendiamo per il culo da soli. Perché ci prendiamo per il culo? Perché facciamo le cose tanto per fare, non sentite. Allora uno può fare tutte le meditazioni di questo mondo. Ma se mentre lì che medita, che so, sull'impermanenza, poi inizia a pensare, cazzo, domani ho la bolletta da pagare, porca puttana, non mi ha mandato pure lì, non mi ha mandato il messaggio, sta stronza, e poi continua a meditare. Cioè, ti prendi per il culo, puoi stare anche lì 6 anni chiuso nella grotta, diciamo così, ma non è meditare quello, non è focalizzarti su una cosa. È chiaro, no? Meditare significa familiarizzarti, in questo caso ti familiarizzerai con un veleno mentale. Perché è anche meditare, se io mi metto lì e penso adesso devo fargli pagare a sto stronzo, come posso fare per rompergli il culo a sto bastardo pezzo di merda che mi fa... E questo è un'altra, è una meditazione questa, Sto meditando, mi sto familiarizzando sulla rabbia, su un veleno mentale. Esatto, ma è una meditazione anche quella, È una meditazione. Non è che non è una meditazione. Meditare, la traduzione di meditare significa familiarizzarsi con qualcosa. Significa, se io faccio le torte,
al cioccolato, sto meditando perché mi familiarizzo col fare le torte al cioccolato. È chiaro questo concetto? Cioè, non vuol dire, se io mi metto lì così e sto 3 ore lì e penso ai cazzi miei, oppure penso a qualcosa, non sto meditando, cioè mi sto familiarizzando. Noi meditiamo costantemente nella nostra vita, ogni volta che ci familiarizziamo con qualcosa, perché meditare, la traduzione è familiarizzarsi. Dimmi. Perché mi succede questo? Faccio una torta o un'altra pietanza, per la prima volta mi viene benissimo, la seconda volta non più. Sai perché? Perché ti autopunisci, sono meccanismi autosabotativi. Certo, è diciamo, è un meccanismo autosabotativo, la seconda volta te la fa andare male, la prima volta va... E va bene anche, questo succede anche nelle relazioni sentimentali e affettive alle volte, eh? La prima volta va bene, poi dopo all'inizio va bene, poi dopo la fai andare male tu. Quindi non sono meccanismi da eliminare in questi. Allora, quindi è chiaro, ma quindi dimmi. Domanda stupida. Non mi viene in mente nessun oggetto a cui sono attaccato. Va bene, non esiste. Sì, va bene, ho capito. Cioè, no, è un esempio. Se non hai niente, non hai nessun oggetto, nessuna cosa in particolare, va bene, non importa. Qualcosa di tuo, di personale. Puoi pensarci, magari ti verrà in mente. Cioè, non è obbligatorio farlo, non è obbligatorio. Una giacca bella, chiaro. Non è obbligatorio, diciamo, però è una cosa che... Gli oggetti in generale, quella è la mia. Sì, bene. Una persona può essere... Ti regala una persona, sì, non presenti, come dire, quello che presenta all'amica tutti i cessi che hai scartato tu, non è che ti sei liberato. Presenta alla tua amica più bella l'uomo, presenta alla tua amica più bella l'uomo che vorresti diventasse l'uomo della tua vita. Presenta alla tua amica più bella e pure un po' mignotta. Dovrebbe funzionare, bene. No? Eh? Dovrebbe funzionare, perché non c'è l'attaccamento. Eh no, mi infatti dico, è un atto per lui di chiudere l'attaccamento. Alla tua amica più bella nota mignotta, presenta l'uomo che hai appena conosciuto e che ti piace, che... è un atto simbolico e ti libera dall'attaccamento. Però che è un grande stronzo, come dare il vestito dismesso dell'anno scorso, no? Beh, stronzo no, non stronzo, so. Ma che ci tengo. No, allora quello presento, alla mia camminotta. Presento. Presenta l'amica più bella, sì. Quando bene dico... come dono, no? Sì, se tu ci tieni, se tu ci tieni, sì. Se tu ci tieni, sì. Presenta alla tua amica più bella. Ok. Allora, poi comunque, nella meditazione che andremo a fare per liberarci dall'attaccamento e quindi poi poter ottenere, anche qua dipende da quanto, quello che vi chiederò poi di fare è di... L'oggetto, l'obiettivo, diciamo, la persona che volete conquistare, quella cosa lì che volete conquistare, simbolicamente di allontanarla dalla vostra vita. Quindi uno dice, ma perché devo allontanarla se io voglio attirarla? Perché è un gesto simbolico, nel senso che io non sono attaccato a te, non sono dipendente da te. È chiaro? Dimmi. Ma oltre che fisicamente, anche mentalmente. No, facciamo una meditazione, certo. Ah, ok, sì, però ad esempio, uno più della storia, perché nelle scatole piene e quindi è arrivato al limite e dice basta, ti mando via. Però poi se non si stacca mentalmente è come se fosse ancora... Beh, certo, intanto però se tu lo fai già fisicamente, come dire, c'è un fenomeno che si chiama dissonanza cognitiva, la mente tende un po' a seguire il corpo e il corpo tende un po' a seguire la mente. Cioè, nel senso che anche se io sono timido, ma appunto ho paura di parlare in pubblico, ma trovo il coraggio e faccio un atto di coraggio e vengo a parlare in pubblico, lo riduco un po'. Quindi anche se tu, come dire, fai un'azione, la mente tende a seguire. Però se l'azione è stato di coraggio devi farlo, perché lì vuol dire abbattere le tue paure. Perché ci sono quelli che ti dicono, guarda, non messaggiarlo per, che ne so, 20 giorni, un mese. E le persone mi dicono, sì, e le persone dicono, no, ma poi questo si dimentica di me. Cioè, allora a quel punto lì vuol dire che c'è un attaccamento bestiale dentro di te. E quindi non otterrai niente.
Sì, però se tu non lo fai, ma continui per dire a pensarlo, è come, non è un po' come se... No, intanto inizia a farlo. Cioè, perché, come dire, intanto inizia a farlo. E questo è già un primo atto, è come ti regalo qualche cosa. È già un primo atto. La nostra parte è più profonda, capisce le azioni che facciamo. Cioè, dentro di noi... E inizio, voglio dire, quella cosa lì, inizio, quello che dicevo all'inizio, inizio a direzionarla verso qualcosa di positivo per me. È chiaro per tutti? Ok, quindi ci sarà un distacco. Questo distacco poi, vi chiederò, quando siete rilassati tutto, di metterlo in atto in qualche modo anche praticamente. Perché... Se no, ripeto, ci passiamo una mezz'oretta di rilassamento, poi tornate a fare quello che avete detto prima, è come dire, ok, va bene, questo è, sarà la meditazione. Ok, abbassiamo magari un po' le luci. Ma deve essere per forza per una persona o può essere anche per...